Sappiamo che si sta avvicinando la fine di questo mondo e nello stesso tempo siamo sereni perché lui è con noi fino alla fine. Cosa succederà esattamente negli ultimi anni? Vi sarà una tribolazione che mai più si vedrà sulla terra, come sta scritto in Matteo 24, ove molti vivranno sul campo alcuni fatti e situazioni, altri verranno sistemati momentaneamente in sicurezza in luoghi più idonei e appartati dall'evolversi rapido degli eventi. I figli di Dio che si sentono sposa, nel senso che si sentono sposati a Yeshua il Cristo, questi figli di Dio che hanno dato tutto, verranno tutelati nella grande tribolazione, come è scritto, per esempio, in Salmi 31, 20. Tu li nascondi nel segreto rifugio della tua presenza. Questi che saranno eletti dopo essere stati chiamati saranno spostati da Dio. Il tema dello spostamento potrà avvenire in varie modalità. Il fine, secondo la perfetta visione del Signore, è quello di preservare i figli che hanno offerto la propria vita al Signore, servi fedeli che già in passato hanno vissuto il tema del martirio e che quindi non hanno più necessità di viverlo oggi. Lo scopo è e sarà quello di proteggere la figliolanza che non si è risparmiata e che non si è adagiata nelle comodità del mondo, pur sapendo, ma è rimasta nella via stretta fino all'ultimo. Lo leverò in alto al sicuro, Salmo 91. Questi chiamati saranno eletti e quindi spostati, questa volta nel deserto, non per fare un ritiro spirituale, ma per essere conservati. Come dice in Osea 2,14, perciò ecco, io la tirerò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Ma anche in Ezechiele si parla della profezia dell'uscita di Israele dall'Egitto. Egitto, metafora del sistema. Israele, metafora della sposa. Questo deserto è un posto di attesa dei secondi 3 anni e mezzo, ovvero la grande tribolazione, ove la donna o sposa sarà protetta e nutrita. Come dice in Apocalisse 12,6, e la donna fuggì nel deserto, dove è un luogo preparato da Dio perché vi sia nutrita durante 1260 giorni, ovvero 3 anni e mezzo. E come dice anche in Apocalisse 12,14, ma furono date alla donna le due ali della grande aquila per volare nel deserto, nel suo luogo, dove essa è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, 3 anni e mezzo, lontano dalla presenza del serpente. Tutto ciò è metafora dell'uscita dall'Egitto del faraone, anticristo, per andare nel deserto spirituale. Mossi dallo spirito per andare nel deserto, metafora anche dello spostamento di Maria con Giuseppe e del piccolo Yeshua Cristo da Israele all'Egitto, da Erode, anticristo, al deserto. Quindi, spostati come? Sicuramente spostati seguendo la voce di Dio, saremo indirizzati gentilmente ad andare nel giusto luogo, benedetti e protetti fino alla fine. E vibrando la frequenza o dimensione del regno dei cieli, saremo più alti, fra virgolette, degli accadimenti, o meglio saremo meno in risonanza con essi. Come dice in alcuni salmi, tu mi hai tratto in alto, Salmo 30, tu sei il mio luogo di rifugio, tu mi preserverai dalle avversità, Salmo 32, perché nel giorno dell'avversità egli mi nasconderà nella sua tenda, mi occulterà nel luogo segreto della sua dimora, mi leverà in alto sopra una rocca. Salmo 27. Spesso c'è questo metafora di spostare in alto. Dio, al quale tutto è possibile, se lo riterrà necessario, potrà spostarci anche fisicamente, come accadde a Filippo, Atti 8, 39. Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo
e l'eunuco non lo vide più, ma proseguì il suo cammino pieno di gioia. La sposa, chiamata anche le vergini con l'olio, mentre va incontro all'amato sposo, viene tutelata fino al suo grande ritorno, servendolo sino alla fine, cadendosi ma rialzandoci, perseverando sino all'ultimo secondo, avremo la possibilità di sapere e di sentire che saremo qui, ma non saremo più qui, nel mondo, ma già nell'altro mondo, dimensionalmente e spiritualmente. Come dice in Apocalisse 3:10, poiché hai custodito la parola della mia costanza, anch'io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo, per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Verremo portati da un'altra parte per non vivere la grande confusione della grande follia della fine dei tempi che è già in atto. Come dice in Isaia 57:1, il giusto muore ma nessuno vi bada, gli uomini buoni sono portati via e nessuno considera che il giusto è tolto di mezzo per sottrarlo dai mali che sopraggiungono. Ma anche e soprattutto, come dice in Luca 21, 34, 36, or fate attenzione che talora i vostri cuori non siano aggravati da gozzoviglie, da ubriachezza e dalle preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno vi piombi addosso all'improvviso, perché verrà come un laccio su tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Prepariamoci dunque, manteniamoci ancorati alla sua saggezza che risuona in noi e saremo dove dovremo essere, nella positiva speranza di essere trovati degni per essere eletti. Ravvediamoci, perché il regno dei cieli è vicino. Yeshua torna presto. Cerchiamo di portare pazienza, avendo sempre cura di noi. Se persevereremo sino alla fine, saremo salvati. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Fa riposare in verdeggianti pascoli,